Allora, buongiorno a tutti e appunto dopo la brillante presentazione del professor Jimenez che ci ha parlato della questione delle coste europee, anche che se il caso di studio è appunto in Catalogna. Adesso cerchiamo, almeno anche visto l'esperienza, l'expertise che abbiamo in Fondazione Cima, di cambiare un po' il nostro punto di vista. È un punto di vista un po' diciamo, laterale rispetto a tutta l'argomentazione del convegno, ma è importante perché mette l'accento su quello che può essere un nuovo passo da fare, integrando le alluvioni, non considerandole solo come una problematica derivante dall'alluvione o dall'inondazione costiera, non considerandola come spesso accade, come solo una problematica da un punto di vista fluviale, ma cercando di fare un passo per integrare questi due aspetti. Questo è un po' l'obiettivo che abbiamo, ambizioso, ma di portare avanti nel progetto Reskit. Facendo un passo indietro, diciamo, questa è l'idea della mia presentazione, cioè vorrei farvi vedere innanzitutto, cosa che magari saprete già abbastanza bene, un po' quello che è il sistema di fare previsioni di alluvioni, soprattutto alluvioni in bacini di piccole dimensioni, quindi non si parla di sistemi grandi come possono essere il Po, come può essere l'Arno, il Tevere, ma soprattutto il caso emblematico della Costa Ligure, dove noi abbiamo bacini veramente di piccole dimensioni, dove abbiamo gli eventi di piena, in questo caso fluviale, denominati appunto flash flood, che accadono in poche ore, cioè in poche ore arrivano e in poche ore se ne vanno, cioè un tempo estremamente breve, ma questo dà un impatto a livello costiero, come vedremo nel caso che vi presenterò, è stata l'alluvione di Genova che abbiamo avuto il 4 novembre del 2011, danno delle problematiche particolarmente difficili da gestire proprio per la presenza di un tessuto urbano complesso. Dopodiché l'idea è quella di mostrare appunto cosa accade quando noi cominciamo a mettere insieme i due elementi, cioè l'elemento fluviale con l'elemento costiero, e quindi vedere se, questo è il caso di studio di Bocca di Magra, che è un po' un percursore, se si riesce veramente a sviluppare un sistema integrato di previsioni, quindi di early warning, come si dice, ma anche se si può arrivare a fare qualcosa sia a livello di prevenzione, quindi prima, in tempo di pace, prima che accada l'evento, se si può riuscire ad avere un percorso che tenga in considerazione entrambi gli aspetti. Questi sono rapidamente i due eventi che nel 2011 in realtà hanno colpito la Liguria, perché sono stati due eventi a distanza di 10 giorni di un'intensità particolarmente elevata, e hanno colpito il primo la zona qui vicino delle Cinque Terre. E su quello vi farò vedere solo alcune slide, e vorrei focalizzare un po' più l'attenzione su quello di Genova, perché ha interessato veramente un tessuto urbano complesso. Diciamo, in ordine di tempo c'è stato prima l'evento delle Cinque Terre, il 25 ottobre del 2011, in cui, come vedete, circa 6 ore sono piovuti un terzo della precipitazione annuale che si ha in quella zona. Quindi capite bene che da un punto di vista anche delle infrastrutture non si può pensare
qualcosa sia in grado o progettato per resistere o per riuscire a gestire tutta quell'acqua. E quello che vedete sono durante questa alluvione morte 13 persone, e quello che vedete in basso è una foto emblematica del prima e del dopo alluvione, cioè i sedimenti trasportati a valle da un improvvisato fiume che si è generato praticamente all'interno del paese di Vernazza, ha praticamente completamente ostruito con detriti quasi 2 metri di altezza di quella che era la via principale. Dopo 10 giorni è successo un evento analogo a Genova, dove sostanzialmente di nuovo 450 mm in 5 ore, stessa quantità d'acqua. Il problema grosso in questi eventi è stato che la quantità d'acqua si è data sempre nello stesso posto, per cui mentre normalmente i sistemi permettono di atmosferici o di precipitazione intensa si muovono magari lungo la costa, per cui è vero che si hanno quei quantitativi d'acqua, ma cadono su bacini diversi, quindi l'effetto a suolo è distribuito e non così intenso, sia per l'evento che si è avuto alle Cinque Terre, sia per l'evento di Genova, questi sono stati gli effetti. E anche in questo caso abbiamo avuto 6 morti, e direi per fortuna, perché le conseguenze potevano essere molto più disastrose. Per parlarvi di questo evento inizio facendovi vedere un video, uno dei tantissimi video che la rete ci ha reso disponibili, cosa che prima non accadeva. Questo è un torrente. Allora, se voi vedete da queste immagini, la parte più a sinistra è torrente, la parte più a destra è strada. Ve lo dico perché sennò è impossibile riuscire a distinguere le due cose. No? Quindi voi vedete a un certo punto, voi avete delle vetture, una vettura con una persona dentro che si è salvata, ne hanno fatto anche un'intervista successivamente, e potete capire, allora, questa non è ancora l'onda di piena, cioè questo è semplicemente, lo vedremo poi dopo, un momento in cui si aveva un deflusso d'acqua estremamente intenso, e noi ci troviamo a circa 1 chilometro dalla costa, tanto per darvi anche le idee di quanto vicino, poi e soprattutto in Liguria ma anche in tanti posti italiani, sia la costa all'entroterra dove si generano portate di questo tipo. Questa è l'onda di piena. Se voi vedete ci sono un sacco di macchine trasportate via, fortunatamente il signore è sempre rimasto sul suo furgone, che per fortuna si era incastrato, ma lì è stata semplicemente una fortuna. Quindi vedremo poi come cercare di appunto far sì che non si debba solo contare sulla fortuna per far sì che non si abbiano delle vittime. Torniamo adesso un passo indietro, vediamo qual era stata la previsione. La previsione dava, cioè da un punto di vista anche di modelli meteorologici, precipitazioni particolarmente intense nella zona della Liguria centrale, quindi di Genova e nei dintorni. Questo è un modello che operativamente viene usato sia in Protezione Civile Nazionale che dalla Protezione Civile della Regione Liguria. Questo è il modo, la modalità in cui noi spesso riceviamo le allerte.
Adesso a livello nazionale si sta cercando in realtà di uniformare, perché se voi vedete esistono tre colori, no? Verde, l'arancione e il rosso, e si sta andando verso quella direzione lì, perché ogni regione aveva suoi livelli di allerta, cioè la regione Piemonte ad esempio aveva quattro livelli di allerta facendo 1, 2, 3, 4, la regione Liguria ne aveva tre facendo 0, 1, 2, per cui uno cambiando regione si trovava sempre con informazioni diverse. Questo sembra una cosa stupida, però spesso mi sono trovato persone a arrivare dalla regione Piemonte e dire: ma sì, voi avete solo allerta di livello 2, non è niente, perché loro erano abituati ad avere un livello da 1 a 4, per cui non c'era necessariamente una percezione corretta di quello che stava accadendo. In questo caso adesso fortunatamente anche a livello di protezione civile nazionale si è deciso di usare uno schema semaforico in modo tale che non ci siano più degli fraintendimenti tra regione e regione. In questo caso quindi la regione Liguria, con circa 24 ore di anticipo, era riuscita a dare una allerta di livello 2. Questo utilizzando, adesso qui parlo, vado abbastanza velocemente, però cercando di utilizzare, cioè la regione non vuole fare affidamento solo e ciecamente su una questione modellistica, cioè non voglio farmi la catena di modelli che mi fa le previsioni e per me è un black box, ma gli esperti previsori meteorologici, idrologici a livello regionale ci mettono del loro, cioè prendono i modelli, li guardano, li combinano insieme, ne fanno delle loro valutazioni esperte e poi restituiscono a livello di quantitativi d'acqua che io posso aspettarmi nelle ore successive dei valori che sono quelli, ad esempio nel caso dell'alluvione di Genova, voi vedete nello schema, cioè per ogni la regione Liguria a livello di procedura è divisa in 5 zone di allerta, per ogni zona di allerta viene data qual è la precipitazione massima attesa sia su 12 ore sia i picchi su 3 ore. Questo permette poi, combinandolo un po', adesso non voglio andare poi troppo nei dettagli, però con quello che è tutto un sistema sia di generazione di precipitazione ad alta risoluzione, sia di modellistica a flussi e deflussi, nel fare quelle che sono delle previsioni che valgono sia per i bacini singoli sia per i bacini veramente di piccole dimensioni, per cui uno può dire: io mi devo aspettare su un bacino di dimensione qualche chilometro quadrato in una zona che è ad esempio la zona A piuttosto che la B la C, che è quella della Spezia, un evento di un certo tipo. Questo che voi vedete adesso, senza davvero entrare nei dettagli, perché sono tecnicismi poco apprezzabili, è la differenza, voi guardate il grafico in basso, tra il deflusso previsto utilizzando solo un modello meteorologico, che era uno dei migliori, perché abbiamo visto prima che Cosmo funzionava molto bene, però la previsione fatta usando quel modello come input ai nostri modelli idrologici, quindi ci diceva la previsione della portata nel bisagno e alla sezione dove si è avuta poi la piena, dava valori di portata veramente, diciamo, risibili, cioè di piena, chiamiamola, ordinaria. Con l'introduzione dell'esperienza dei previsori e tutti quindi dei sistemi di previsione che non siano basati solo e ciecamente sulla modellistica, si è riusciti già con 24 ore d'anticipo a capire che il bisagno, che comunque un bacino di 100 km quadrati che sfocia nel centro di Genova, quindi termina con una copertura, avrebbe avuto qualche problema. Per cui, diciamo, a livello di procedure, la Regione Liguria ha detto, essendo notevole anche l'incertezza, non sapevamo che sarebbe accaduto sul bisagno, ha deciso di dare allerta di livello 2, quindi vi dico,
come avete visto, la più alta, praticamente in maniera forse cercando diciamo di andare a favore di sicurezza su tutta la parte di costa che va dall'Imperiese fino al Genovese. Aveva dato solo l'allerta di livello 1 sulla parte spezzina. In realtà quindi noi ci aspettavamo con una bella incertezza un evento molto intenso su tutto quello che vedete cerchiato di rosso. L'evento si è dato in maniera molto puntuale nella zona che voi vedete indicata invece dal bollino rosso. Quindi a livello previsionale tutto sommato il sistema ha funzionato. Con 24 ore d'anticipo si sapeva già che si correva un rischio piuttosto elevato. E questa è la persistenza della precipitazione che si è avuta. In rosso vedete il bacino del Bisagno, col suo tempo di risposta caratteristico, cioè in 2 ore l'acqua cade lì sopra e esce fuori. Non è che ci lasci gran tempo per... cioè bisogna saperlo già un po' in anticipo dalle previsioni, perché se si aspetta di osservare la precipitazione è un po' tardi. E questo che vedete ora, guardate la mappa in basso, era il meglio delle osservazioni che avevamo, combinando sia pluviometri che radar e quant'altro. Cioè noi da un punto di vista osservativo poi abbiamo osservato quello, cioè quella zona colpita da livelli di quantitativi d'acqua che vi ho detto nell'introduzione. Questo è l'area considerata, cioè alle spalle voi vedete in questa zona. Allora, questa è la città principale, cioè la città di Genova si estende principalmente in questa zona qua. Questo bacino è un bacino di pochi chilometri quadrati, circa 5 chilometri quadrati, che è stato praticamente oggetto per 6 ore della precipitazione intensa che vi dicevo. Dopodiché da qui alla costa il percorso è piuttosto breve. Tutta questa zona qua è stata oggetto di un'inondazione che a livello poi marino, fortunatamente diciamo il deflusso non è stato impedito, o non si è avuto nessun altro evento dalla parte mare, per cui tutto sommato le cose diciamo che a livello costiero diretto non sono state così gravi come in realtà poi sono state invece le inondazioni in questa zona qua. Qui vedete il bacino praticamente arriva a questo punto, dopodiché da qui in poi inizia tutta una parte di copertura che è andata in pressione. C'è stata, questa è una scuola tra l'altro, quindi come vedete bene quindi ci sarà poi, e vi spiegherò dopo, stiamo facendo tutto un lavoro per percorrere quello che è un po' l'ultimo miglio, cioè quello che ci divide tra i sistemi di previsione che danno magari delle ottime allerte o delle buone allerte o dei buoni segnali, e poi effettivamente come la popolazione può essere giustamente e correttamente avvertita. Quindi qui vedete il bacino che è fino a questo punto libero, e dopodiché entra in copertura, e da qui poi in avanti il fiume è totalmente coperto, perché a Genova noi abbiamo bisogno di spazi visto che sono pochi, per cui ci dimentichiamo anche che esistono tutta una rete di fiumi in queste zone, e tranne quando accadono appunto questi eventi. Questi sono i quantitativi d'acqua che si sono dati, misurati dai diversi pluviometri, e in un'ora 160 mm sono un quantitativo d'acqua davvero notevole. E questi sono i tempi di ritorno che si sono stimati per quell'evento, e il tempo di ritorno va dai 200 ai 500 anni a seconda delle metodologie. Quindi probabilmente eventi realmente estremi. Taleb li chiamerebbe i cigni neri, però esistono, e in qualche modo noi dobbiamo saper affrontare queste situazioni. Questo è il deflusso teorico che sarebbe dovuto passare sotto la copertura
del Rio Ferreggiano, cioè 200 metri cubi al secondo, ma sotto la copertura ne passano solo 70. Quindi i restanti hanno deciso di farsi un bel giro per strada con tutti i danni e i morti che vi ho detto in precedenza. Questo è un evento analogo che si è avuto invece il 25 di ottobre, quindi 10 giorni prima, nella zona del Magra e del Magra-Vara, perché questo è il bacino del Vara, e il Magra unisce sia il Vara che tutta una parte che sta da questo lato. In questo caso si è avuto analogamente un'intensità di precipitazione persistente di oltre 500 mm in 6 ore. Quindi quantitativi d'acqua, come si diceva, poi si usa il termine magari un po' improprio ma molto giornalistico di bombe d'acqua, però sono quantitativi d'acqua che forse non... I sistemi non è neanche, cioè noi non dobbiamo pensare che un sistema possa gestire correttamente questi quantitativi d'acqua. Bisogna in parte migliorare diciamo il modo in cui la nostra idrografia funziona e in parte far sì che la popolazione sappia che questo rischio esiste e sappia affrontarlo in maniera non estemporanea, cioè in maniera guidata, o loro la popolazione in generale deve essere guidata proprio a imparare come in tempo di pace può gestire invece, quando si trova nell'emergenza, questi eventi. Adesso, quindi diciamo, il passo successivo è stato andare a inserire il caso di studio di Bocca di Magra, che si presentava particolarmente adatto perché ha sia, come avete visto, il bacino sfocia in questa zona qua, quindi sia un bacino imbrifero particolarmente grande e colpito da alluvioni intense negli ultimi anni, ma comunque un bacino che da un punto di vista idrologico è molto interessante, con allo stesso tempo cercare di testare tutta una parte marina, di cui il CIMA come fondazione di ricerca sta iniziando, diciamo, sta imparando quali sono gli strumenti per poter far sì che questo venga fatto correttamente, perché la nostra expertise è sempre stata un po' dalla parte fluviale. Tutto sommato, cioè, mentre magari in tanti posti della Liguria le cose sono talmente scoscese per cui l'evento marino ha un interesse per pochi metri ma è poco più, ci sono zone come ad esempio questa in cui l'interazione può essere veramente interessante e di rilievo, per cui si è iniziato a studiare, a rilevare questo che vedete ad esempio al PAI, le zone inondabili previste dal PAI che veniva citato prima, e come vedete l'interesse poi nostro è proprio questa zona qua in cui si ha l'interazione tra la parte fluviale, quindi, e la parte costiera, perché anche semplicemente se noi fossimo in grado di tenere in conto che il deflusso del fiume Magra è impedito, non ci vuole un'inondazione costiera, uno storm surge, ma basta semplicemente che i deflussi siano modificati, perché l'alveo qui è un alveo idraulicamente chiamato alveo fluviale, cioè dove le condizioni di valle diventano importanti, quindi se noi siamo in grado di capire, gestire questa cosa, questo tipo di alluvione, siamo anche in grado di capire quanto queste zone qua potrebbero anche essere, semplicemente per un mancato deflusso dell'acqua, inondate da una piena del fiume, cioè molto anche semplicemente, però da lì fino a situazioni più complesse.
Abbiamo fatto una consultazione proprio durante il progetto con anche le persone che vivono in questa zona, per capire un po' qual era la loro percezione, perché come dicevamo prima, si riparlava di aspetti sociologici, aspetti economici del progetto, protetti avanti anche dal progetto Risk It. Non dobbiamo fermarci solo a dire, ah sì, il sistema ha fatto un'ottima previsione, perché quello serve, se ci si ferma lì ha veramente a poco. Bisogna cercare di arrivare alle persone, perché sono, cioè, ognuno di noi poi quando si trova in quelle determinate situazioni deve sapere effettivamente come reagire. È stato fatto un pubblico dibattito con 40 partecipanti, sono state fatte delle interviste alle persone e i partecipanti erano veramente di varia natura, quindi si parla dai pianificatori territoriali, gli esperti di protezione civile, i professori universitari, ma anche dei rappresentanti di associazioni o di quella che si citizen groups chiamati, no? Cioè gruppi di cittadini che a diverso titolo hanno comunque interesse ad avere a confrontarsi con quella che è più la parte istituzionale. E come vedete qui poi cioè, ben sanno ad esempio due frasi interessanti, cioè sanno che la parte finale del fiume Magra può essere inondata sia da parte fluviale che sulla parte costiera, quindi non è proprio una cosa che a loro cioè, da un punto di vista percettivo lo sanno probabilmente meglio di quello che gli si propone a livello poi di accademia o di protezione civile. E ovviamente tanti dicono che come è scritto qua, dobbiamo essere in grado di gestire questi problemi, però non solo nelle fasi di early warning, cioè di allerta o di emergenza, ma dobbiamo farlo anche in tempo cosiddetto di pace, cioè quando si fanno delle pianificazioni, perché bisogna che la popolazione deve essere avvertita e deve essere messa a conoscenza dei rischi che corre. Ovviamente non due ore prima di uscire, che gli arrivi l'avviso, guarda, devi uscire di casa perché fra un po' rimarrai con l'acqua alla gola, se va bene. Ma gli deve essere detto magari sei mesi prima, un anno prima, cercando di coinvolgere effettivamente le persone. Questi sono esempi comunque che anche in Liguria noi abbiamo, anche se è un po' una cenerentola, degli storm surge e questi sono degli eventi che sono stati trovati storicamente, appunto è un po' una cenerentola, ma qualche evento effettivamente si trova. Da un punto di vista modellistico, questo parlo rapidamente perché è un po' meno di interesse tecnico, cioè abbiamo deciso di implementare quindi un modello idrologico di ultima generazione per fare la previsione delle piene in ambito del fiume Magra, cioè il modello continuum che abbiamo sviluppato al CIMA, che necessita di tutta una serie di osservazioni idrometeorologiche. E questo è un po' l'idea del, voi vedete alcuni test che abbiamo fatto con il modello, le aree fluviali con i PAI, le aree inondabili e l'andamento di come il modello è in grado, qui vedete c'è cioè osservazione e previsione, quindi tutto sommato e simulazione, anzi, e tutto sommato devo dire il modello è veramente buono. Quindi questo ci aiuta a fare poi meglio, a creare meglio quello strumento che abbiamo in testa. Poi dall'altro punto di vista, cioè dal punto di vista marino, noi abbiamo iniziato a mettere su una serie di strumenti per arrivare
fare anche una previsione che ci sia d'aiuto per combinarla con quella idrologica. Quindi a monte noi abbiamo tutta la parte idrologica, tutta la previsione marina e con gli strumenti del progetto Reskit, in modo da arrivare alla fine quello che è un sistema integrato di previsione. In conclusione, diciamo tre punti che vogliono essere anche poi un po' una domanda. Ovviamente, per il caso di Genova, quello che vi dicevo, è stata fatta una previsione da un punto di vista istituzionale. Protezione civile, allerta quasi 24 ore prima, però l'evento ha comunque causato 6 vittime e comunque molta della popolazione non era preparata a gestire questa situazione. Quindi quello che vi dicevo anche prima, cioè bisogna cercare di fare quest'ultimo miglio, cioè non fermarci alla missione dell'allerta o all'istituzionale, al dovere istituzionale, ma cercare effettivamente di capire se il messaggio arriva ed è in grado di arrivare in maniera corretta alle persone. Quindi cercare, come sempre dicevo prima, di in tempo di pace, quindi quando non siamo soggetti a un evento, quando non siamo in un momento veramente concitato, di insegnare. E a Genova, ad esempio, si sta facendo già a livello di scuole come gestire effettivamente una situazione di inondazione, che poi questa sia. L'origine a questo punto può anche dimenticarsi, però le persone devono sapere, una volta presenti, quindi una volta si sa essere a rischio, sapere come comportarsi, perché in modo tale che poi quando arriva veramente l'evento, le persone non debbano pensare a cosa faccio, vado a leggere sul libro, no, deve essere un automatismo. E la cosa quindi principale è iniziare invece, soprattutto nelle aree costiere, a pensare che non esiste l'alluvione da terra, l'alluvione da mare, ma esiste un ambiente, che è quello costiero, che può essere soggetto a entrambe le situazioni e che deve essere, per cui devono essere. Deve essere sempre considerata, per quanto riguarda le gestioni delle alluvioni, delle inondazioni, sempre considerato in maniera unitaria. E questo è un po' un passo che devo dire, da un punto di vista anche di protezione civile e di ricerca, istituzionale, deve essere ancora fatto, perché anche da un punto di vista semplicemente istituzionale, chi si occupa di alluvioni costiere lavora in un ufficio, sono alcune persone, parlo della regione Liguria, chi si occupa di invece inondazioni piene fluviali lavora in un altro ufficio, con pochissimi contatti. Non c'è effettivamente un'integrazione che sarebbe auspicabile. Ecco, grazie.